Ciao a tutti e oggi farò vedere il mio drone, il Tech. Il Tech Fofo, no, foto, non lo so, qualcosa del genere. Il Tech, non lo so, comunque un drone che è della marca Tech, e quello che uso per ora, e nulla. E fra poco, perché siccome dove vado in ferie per tutto agosto, c'è c'è un castello alto un bel po', a Castiglione della Pescaglia, e è alto, e quindi in pratica invece che buttare via 200 euro di drone, cioè buttare via, spero di no, però se mi cadrebbe questo qua mi si sfracellerebbe, no? Perché c'è il castello, se sali, poi c'è l'ultima parte che vedi proprio tutto il mare, c'è il muro con la ringhiera, e poi c'è lo strapiombo che sarà di tanti metri, tanti, cioè che il fondo lo vedi, tipo le persone sono piccole così, mi immagino se vedono quanto è alto. E quindi ho già ordinato un drone che non per riprese, che però mi dà la giusta qualità, giusto per fare poi qualche video, qualche foto, per poi ricordarmela, perché non so per quanti anni ancora ci andrò. E quindi nulla, mi sono preso un drone e il video che finisce con la X, non quello con la S, quindi è quello senza GPS, senza stabilizzatore, tutto manuale come questo. Allora, questo qui c'ha stabilizzatore, sì, questo qua sì. E ora in questo momento sto usando il radiocomando, non posso farlo vedere, però sto usando il radiocomando del drone che ha il poggia telefono, quello perché lo connette alla wifi del drone, il telefono al drone, e quindi sto usando il telecomando che poi dopo farò vedere. E nulla, allora, queste qua sono le zampe che io non uso sinceramente, perché per sbaglio hanno, cioè si avvitano sotto, e io l'ho avvitate troppo e quindi l'ho spanate, e quindi ora tipo io, no? Se atterro piano piano così non succede nulla, ma se io vengo più veloce così, vedete qua, fanno, si aprono proprio in due, e quindi io ogni volta si codano. Dammi la cosa! Dio buono, ora si un moccolo. E quindi ogni volta si toglierebbero. Ora zio canti un cazzo di testa e fa volare finito ciglia. Allora. E quindi nulla. Allora, vi faccio vedere prima il telecomando, il radiocomando. Che è questo qua. Allora, che io ci ho messo questo filo improvvisato, cioè per ora ho trovato questo coso morbidissimo per il collo e un filo. E lasciamo stare. Allora, questo qua è il sensore per il coso. È il sensore. Sì, è il sensore. È il joystick per alzare. E abbassare, girare sulla coda, cioè girare su se stessa, a sinistra, a destra e così via. Per andare, quest'altro è per andare avanti, indietro, sinistra e destra. Poi qui c'è l'antenna e qui c'è il poggia coso, il poggia telefono che io uso per fare i video, perché è comodo. Invece che comprare un cavalletto, lo volevo comprare il treppiedi, anche quelli tutti flessibili, però ho detto perché devo comprare un cavalletto se c'ho il radiocomando del drone. E allora, questo qui è il drone senza zampe. Però la cosa bella è che voi, vi sembra che la telecamera è più alta, però se voi guardate è più bassa di questi poggini qua che servono, cioè perché volendo non li usi le gambe come faccio io. E poi vabbè, la telecamera che si può regolare in verticale quasi, sarà quasi in verticale,
Poi orizzontale, che non uso mai perché si vedono le eliche, cioè si vedono le eliche quando girano. O così, che perché dovrei usare così, è brutto visto il cielo. E quindi io la uso sempre non così in orizzontale, un click in meno, così, oppure proprio del tutto così, che è bellino, viene bene. Allora, i paraeliche erano a scelta, quindi non era obbligatorio, cioè se voglio risolvo ora. Ah no, c'è la vite, cacchio. No, sì, ho messo la vite, ok. Però una volta che ci capite, potete anche non usare le paraeliche. Io ora ho capito come si usa, però li uso per sicurezza. Cioè, tipo una volta mi è capitato qui al campo di San Donato, che l'avevo mandato in alto all'altezza, diciamo, del campanile. E c'era uno stormo di stormi, proprio, l'uccello si chiama stormo. Uno stormo d'uccelli, diciamo, che mi era passato vicinissimo. Vabbè, a parte che per me non è un problema perché tipo il campanile non è tutta altezza. Però con i paraeli che non farei male né agli uccelli, dipende da come li chiappo, se li chiappo così non gli faccio nulla, ma se loro vengono da sotto è normale che gli taglio la testa. E quindi nulla, però servono. Anche tipo per atterrare. Tipo qualche giorno fa, che ora già io ci capiscono su come pilotare i droni. Droni, quadricotteri, non si possono definire droni, però comunque in pratica invece che atterra per così, sono atterrato giusto poco da questa parte qua in avanti, così, e ho picchiato qua. Se non c'era il paraeliche, picchiavo il coso. Da usare però una cosa che c'è. Ah, nulla mi sembrava a me. Le eliche diciamo che sono nuove, anche se da un bel po' che ce l'ho. A parte che qualche spuntatino. Va bene. Qua qualche graffietto, ma nulla di che. E ecco qua è l'elica che si vede di più. Forse era indietro quando ci ho picchiato. Qua. Ora non si può le far vedere bene, però. Qui è tutto graffiato. Quella è l'elica messa peggio. Ma qui c'è la telecamera che fa. Allora, la qualità non è buonissima, ora cercherò di mettervi una clip nel video, se ci riesco, non è detto. Allora, dice, anche questa qua è un po' graffiata. Perché quando usi le zampe, se atterri dritto per dritto come un filo, va bene. Anche se atterri un pochettino così, allora se lui è dritto così va bene, ma se te vieni un po' così, si graffia. E però le zampe le ho spanate, cioè vedete qua ci sono ancora le viti. Una, due, tre, quattro. E poi comunque la telecamera non mi ricordo quant'è, però non fa belle, molto bene le registrazioni. Qui ci si levi un po'. Ci si è un cazzato, guarda davvero, mi ha rotto coglioni. Faccio di culo. E pratica. Questi rombestimioni. Allora, io qua, siccome non ho perso la vite, perché io prima, a poco tempo fa, usavo le zampe, ho detto, tanto queste viti qua non le uso, le uso qua. Però mi ci sono meglio a metterci lo scotch. Invece che metterci la vite, che ogni volta la vite apri e poi chiude, metterci la vite, no, lo scotch. Meglio. Poi qua ti mette la batteria, che da qua si collega, da questo filetto qua. Fermati un po', ho rotto coglioni. E in pratica è nulla. Ora prendo la batteria. Allora ho preso caricabatterie e batteria. Quindi allora questa qui è la batteria. Da 2600 mAh, che a me il massimo, una volta che mi ha dato, perché la usavo perché ci sono tre modalità di volo: lenta, normale e veloce. E nella modalità lenta, che ho usato per fare un bel video ed è venuto abbastanza bene, diciamo, l'ho usato per 20 minuti e dovrebbe durare 10 minuti, un quarto d'ora, perché usavo sempre la modalità lenta. Poi il caricabatterie, c'è questa scatoletta a sé, cioè che si collega poi al resto. Che qua c'è la parte rossa, che quando è tutta scarica te l'accendi, cioè
Prima metti il caricabatterie nella presa per non dargli la botta di corrente alla batteria. Comunque se l'attacchi, questo, così, e poi qui c'è la corrente. E basta. Ciao! Ciao! Staccasi! Impossibile eseguire. Ciao!